stato consumato un omicidio. Un rinoceronte senza corno è stato trovato ucciso a Milano, in piazzale Luigi Cadorna. Chi è stato? Le indagini della polizia scientifica proseguono. C'è qualcuno che sa chi è stato? Il WWF lo sa e ci darà la risposta Isabella Pratesi, responsabile della conservazione internazionale. Dicci la verità, quindi. La verità è una verità drammatica, questa è una riproduzione, ma quello che sta succedendo in Africa e nel resto del mondo è una vera strage, non soltanto di rinoceronti, ma di elefanti. Criminali, gruppi armati, terroristi stanno massacrando queste specie per creare un profitto enorme, per ingrassare le loro tasche e soprattutto per continuare a perpetuare azioni terroristiche, per corrompere e per distruggere quegli ultimi animali che ancora vivono in questi posti spettacolari. Ma dacci qualche dato, com'è la situazione? La situazione è purtroppo per i rinoceronti, questo è un rinoceronte nero, ne sono rimasti meno di 5.000 in tutta l'Africa. Ogni anno vengono uccisi più di 25.000 elefanti, quindi distrutti, massacrati per il commercio dell'avorio. Vengono uccise migliaia di tigri, in 10 anni, dal 2011 al 2012 sono già state uccise più di 1.500 tigri. Ecco, noi questo non lo possiamo più permettere. Il continente più colpito dal bracconaggio è l'Africa, ma in realtà è un problema che riguarda anche le nostre zone, proprio l'Italia. Ne parliamo con Antonio, guardia del WWF. Sì, effettivamente si pensa al bracconaggio come un problema lontano dal nostro paese. In realtà l'Italia è un posto in cui il bracconaggio è diffusissimo e su tutte le specie animali. E viene fatto sia sui piccoli uccelli migratori e sia sugli orsi, come recenti fatti di cronaca, per non parlare del lupo. Per contrastare questo fenomeno il WWF mette in campo un gruppo di volontari, di persone che a titolo gratuito svolgono questo servizio di controllo fisico del territorio, e sono circa 300 volontari che hanno un decreto di guardia particolare giurata e svolgono attività di vigilanza per bloccare il fenomeno del bracconaggio. Cosa si fa? Si va sul territorio, si cercano le trappole, si smantellano le trappole, si cerca di identificare chi uccide questi animali. Sia persone nella totale illegalità, sia persone titolari di licenza di caccia. Noi abbiamo lanciato proprio per questo motivo un numero verde dedicato alle segnalazioni e all'attivazione su questa campagna contro i crimini di natura, 899-0099. E abbiamo lanciato, secondo passaggio fondamentale, una petizione sul sito wwf.it per arrivare a una repressione dei crimini ambientali veramente severi. Oggi si rischiano veramente poche centinaia di euro per l'uccisione della fauna protetta, della nostra fauna carismatica, quella che dà un senso alla nostra vita al di là del vivere quotidiano.